Translate. La conferenza di vigilia di Atlanta Young Boys. Se avete domande per Mr. Gasperini e Remo Freuler, alzate la mano in piattaforma. Pietro Serina, Eco di Bergamo, prego. Non ti sentiamo, Pietro. Devi attivare l'audio. Fatto, pronto? Ok. Mi sentite? Ok, mister, buongiorno, buongiorno Remo. Sì, chiedo al mister, ho letto di una gara già decisiva per il proseguo della Champions, ma noi negli anni scorsi le gare decisive le abbiamo giocate più avanti. Tu cosa ne pensi? E a Remo chiedo, aiutaci a capire una squadra svizzera. Vale lo Shakhtar, vale lo Dinamo Zagabria, dammi una dimensione. Io penso che una gara importante e non decisiva. Importante ancora perché questo è un girone molto equilibrato. Il fatto che lo Young Boys abbia battuto il Manchester lo rende ancora più complicato. Indubbiamente una gara importante, quelle decisive arriveranno più avanti. No, una squadra di valore che ha vinto 4 volte il campionato svizzero, quindi l'abbiamo visto l'anno scorso anche contro il Midtjylland, non era facile fuori casa e in casa, e quindi ci aspetta una partita molto difficile domani. Fabio Gennari, Tutto Sport, prego. Buongiorno mister, ciao Remo. Allora, per il mister, la volta scorsa con il Villarreal parlavamo di come giocavano gli spagnoli e ci hai detto che potevano giocare in tanti modi diversi anche all'interno della stessa partita. La formazione svizzera la vedi un pochino più, tra virgolette, bloccata sullo schema 4-4-2 o secondo te anche loro hanno questo tipo di variabilità? E per Remo, hai fatto gol all'esordio, seconda giornata contro una formazione svizzera, da svizzero che emozioni particolari hai? Se ti hanno detto qualcosa parenti, amici, quelli da casa, insomma non è magari che capita spesso di trovarsi in una competizione di questo livello a giocare contro una formazione del tuo paese. Grazie. Una squadra ben organizzata, ha sempre giocato 4-4-2, ma ad esempio col Manchester ha variato un po', non so quello che faranno domani, noi siamo comunque pronti. È indubbiamente una squadra che è abituata a giocare per vincere, ultimamente mi pare le ultime 10 partite ne ha vinte 9, è pareggiata una, è una squadra offensiva, attacca con tanti uomini. Quindi è una squadra di assoluto, di sicuro valore e che lo ha già dimostrato in passato anche con le altre squadre italiane. E domani dovremo fare una gara fondamentale per riuscire a vincere questa partita. Allora, a me finora della mia famiglia o dei miei amici non mi ha detto nessuno qualcosa, perché nessuno è tifoso della Young Boys, sono tutti delle altre squadre, quindi alla fine il mio amico mi ha detto solo che dovete battere i Young Boys e basta, e tutto l'altro niente. Matteo De Santis, Bergamo TV, prego. Buongiorno, buongiorno mister, una domanda a Gasperini, quali sono le condizioni di Luis Muriel, quindi se potrà essere disponibile per questa partita o se invece lo ritroveremo per la sfida di domenica contro il Milan? E in quanto a Remo Freuler, voglio chiedere a lui, dopo la partita con l'Inter, come sta l'Atalanta, se ha nuove certezze e sicurezza in vista della Champions? Per quanto riguarda Muriel, oggi faremo un provino definitivo, però quello che ha fatto negli ultimi giorni presuppone che domani possa rientrare in panchina e comunque disponibile.
Niente, era questa la domanda. Scusa. E quindi credo che sia arruolabile. Secondo me l'Atalanta sta bene, abbiamo fatto una buona partita a Milano che ci dà fiducia anche per la partita di domani e secondo me stiamo molto bene. Andrea Elefante, Gazzetta dello Sport, prego. Ciao mister. Ciao. Due cose. Tu hai sempre detto che quando fra una partita e l'altra ci sono 4 giorni è un buon periodo, lasso di tempo per recuperare. Ci sono 4 giorni fra l'Inter e lo Young Boys, ce ne saranno altri 4 fra lo Young Boys e il Milan. Almeno sotto questo punto di vista, anche se siamo in un momento della stagione particolare, pensi che la scansione sia quella giusta per avere, con l'aiuto poi del turnover in campo, il miglior rendimento a livello anche fisico e atletico? E poi ti chiedo un'altra cosa dopo. Allora, guarda, non è così scientifico. Noi dopo a Salerno abbiamo giocato dopo 4 giorni e mi sembravamo molto più in difficoltà di quello che lo siamo stati con il Sassuolo, che abbiamo giocato dopo 3 giorni. Quello che è un po' la nostra, quello che abbiamo potuto constatare è che sotto l'aspetto fisico e atletico non, il recuperare dopo 4 giorni è sicuramente possibile, è abbastanza agevole. Sono le energie nervose che vanno, che queste sono un po' più imprevedibili anche da soggetto a soggetto. E devo dire però che qui c'è il vantaggio che giochi una partita di Champions, un po' come la partita con l'Inter, è un po' come sarà la partita col Milan. Queste sono gare che non c'è grande difficoltà sotto aspetto nervoso a recuperarle, perché sono di tale prestigio, di tale valore che chiunque le sente nel modo giusto. Fai pure l'altra domanda, Andrea. Facendo una battuta così chiudiamo il discorso, è se ti senti molto biasimato, ecco, no? se pensi che questa questione si sia risolta nel modo giusto alla fine. Sì, ti posso dire che c'è una sentenza, e no, non ho altro da aggiungere, è una sentenza equa, giusta. E spero che sia finita. Andrea Riscassi, Rai Sport, prego. Eccomi. Una domanda per il mister e poi una per Remo. Al mister chiedo cosa ha lasciato la partita di sabato, al di là della fatica nervosa, eccetera, che lezione, che insomma, che suggerimenti ti ha dato. E a Remo invece, dato che parecchi dei giocatori dello Young Boys giocano in nazionale, quali sono quelli da cui dovrete stare più attenti? Grazie. Beh, lo Young Boys in generale è una squadra, ha alcune individualità anche indubbiamente, però si fa apprezzare per la sua organizzazione, per come gioca coralmente come squadra, quindi sono già difficili partite di campionato, quella di Champions non sono ancora di più, incontriamo comunque una squadra leader nel proprio paese che ha saputo fare anche dei risultati in Europa, quindi l'affrontiamo con tutte le attenzioni migliori possibili. La partita con l'Inter è stata, come sottolineato un po' da tutti, una gran partita, bella per il calcio, bella per chi l'ha vista, molto equilibrata. Non sono d'accordo con chi dice che meritava di più l'Inter, le occasioni migliori e numerose le abbiamo avute sicuramente noi, siamo andati molto vicino a vincere, sicuramente abbiamo incontrato una squadra forte, ci aiuterà magari quando la rincontreremo per migliorare certi aspetti, però è chiaro che quando vai a Milano in casa della squadra del campione d'Italia e fai una prestazione così, devi trarre comunque forza, fiducia, morale e tutto quanto per il proseguo della stagione. Allora, era sempre solo Fasnacht, era con noi in nazionale, ma mi sembra che
non ce la fa per domani, quello che ho letto io. E poi l'altra volta ha convocato 4 giocatori e li ho visti la prima volta. Ci sono Ebisce, che è un buon giocatore, e poi il difensore, che mi sa che è anche infortunato, l'altro Zesiger. E poi c'è Garcia, terzino sinistro, uno che viaggia forte con le gambe, ma non posso dire di più perché non li conosco anche così benissimo. Marina Belotti, Corriere della Sera, prego. Buongiorno, anch'io ho una domanda a testa. Al mister volevo chiedere, sarà la prima gara con lo stadio omologato e finalmente riaperto anche ai tifosi? Quanto conterà la cornice di pubblico, visto che, come ha detto lei, anche a San Siro ha dato una grossa mano al gioco delle due squadre, anche lo Young Boys aveva svelato che contro lo United era stato importantissimo essere spinti dal loro pubblico di casa. Mentre a Remo Freuler volevo chiedere, tu hai giocato per 8 volte già contro lo Young Boys e sei riuscito anche a segnare 3 volte, quindi è un po' in media il tuo record personale. Ti ricordi qualcuno di questi gol e qual era in quel caso il loro punto debole, anche se ovviamente adesso la squadra è cambiata? Grazie. Il pubblico è una componente fondamentale dello sport, dello spettacolo, del gioco del calcio. Purtroppo abbiamo dovuto giocare tanti mesi senza pubblico, abbiamo visto anche sabato contro l'Inter come è tutta un'altra cosa giocare con uno stadio con la partecipazione entusiasta di tanta gente. Finalmente sarà così anche per noi domani. Io spero sempre di più che dal 50% si possa arrivare fino al 100%, come succede in altri paesi, nel modo più breve possibile. È indubbio che è un altro spettacolo, ne prende vantaggio tutto quanto, sia la partita, sia i giocatori, ed è un'altra partecipazione. Cioè, prima, quando ero in Svizzera, era difficile giocare contro di loro, soprattutto fuori casa, sul sintetico, ma poi non... ho già dimenticato che ho già segnato 3 gol contro di loro, mi ricordo solo uno, mi sa, in casa a Lucerna, ma neanche più perfettamente come è andato, quindi grazie che mi hai ricordato. Patrick Iannarelli, Tutto Mercato, prego. Sì, buongiorno mister, buongiorno Remo, volevo una domanda per entrambi. Non è una sfida decisiva, però comunque il risultato dello Young Boys contro il Manchester United ha un pochino influenzato anche non i calcoli del girone, ma come impostare queste partite. Quindi quanto pesa quel risultato e quanto pesa, in positivo ovviamente, visto che è un pareggio in casa del Villarreal, il 2-2 fatto in Spagna. Grazie. No, ma guarda, che anche fosse stato un altro risultato, questa era una partita che sulla carta avresti dovuto cercare di fare il massimo comunque. È evidente che il fattore campo, se si riesce a sfruttare, ti dà una grande delle possibilità in più ai fini del girone. Però credo che questo sia, come ho detto anche prima, di Villarreal, un girone dove devi cercare di andare a fare punti ovunque, con molta umiltà, ma anche con molta convinzione, perché non ci sono partite scontate, tutte possono, abbiamo visto anche quella di Villarreal, che è stata una partita che poteva avere risultati anche diversi, e credo che sarà così un po' tutte quante le gare. Noi dobbiamo essere pronti a giocarle fino al 90esimo, al 95esimo, quello che sarà, ogni tipo, e star dentro ogni tipo di partita e non pensare troppo positivo, troppo negativo. Gianbruno, 7 gol, prego. Buongiorno, una domanda per il mister. Volevo chiederle, prima, visto che lei ha citato poco fa il Villarreal, aveva definito la squadra di Emery come una formazione capace di cambiare faccia in base alle situazioni di gara. Studiando lo Young Boys ha avuto la stessa sensazione? Lo Young Boys ha diversi modi nel suo schema di giocare e attaccare, con un modo più offensivo, portando più giocatori, portando più gli esterni oppure i centrocampisti stessi,
ha una sua identità molto, molto precisa, che ha modificato solamente nella partita col Manchester, almeno finché non è stata poi in superiorità numerica, è ritornato al suo schema normale. In tutti i modi è una squadra organizzata, quindi che ha delle sue peculiarità ben precise che conosciamo. Oggi con i video riesci a vedere, e anche con, seguendo le partite riesci sotto l'aspetto tattico a vedere un po' tutto, però non è solamente questo, poi dopo c'è tutto il resto, che poi questo diciamo è l'aspetto più visibile, poi dopo c'è il resto, i particolari che possono fare la differenza. Alain Kunz, prego. Sì, voglio chiedere a Remo che cosa ha pensato quando ha visto che Young Boys vince, che ha vinto contro il Manchester. Era una, per noi una cosa incredibile. Per te? Secondo me tutti non hanno pensato che possano vincere contro il Manchester United, ma noi sappiamo come il calcio oggi, se giochi come squadra puoi arrivare lontano da tutte le parti. L'abbiamo visto anche l'Italia negli europei, quindi eravamo un po' sorpresi, ma oggi è tutto possibile se giochi tutti insieme. Julien Oberholzer, prego. Ja, ich habe eine Frage an Remo Freule auf Deutsch, wenn ich darf. Kannst du vielleicht erzählen, wie sich der Club verändert hat, seit du gekommen bist? Raccontarci come è cambiato il club? In welchem Sinn? In der Entwicklung, wie sich das, wie das Ansehen des Clubs sich verändert hat und dein eigenes auch? Ja, ist klar, mit der Zeit, wenn du Erfolg hast über mehrere Jahre, ist normal, dass sich der Club verändert und dass auch, dass du mehr Reichweite in der Öffentlichkeit hast in Europa. Und von dem her, mit Erfolg wird alles immer größer. Aber ich denke, wir haben uns das erarbeitet mit harter Arbeit auf dem Platz, mit Resultaten, mit einem guten Trainer, mit guter Arbeit. Und normal, wenn du gute Arbeit leistest, wird das auch geschätzt, nicht nur im eigenen Land, sondern auch im Ausland. Fabrizio Carcano, Il Giorno, prego. Carcano, accendi il microfono. Mi sentite? Adesso sì, prego. Buongiorno mister, domanda sulla difesa che sarà priva di Palomino. Diamo per scontato che giocherà ovviamente Demiral, che in questo inizio di campionato ha avuto alti e bassi. A San Siro ha avuto una partita anche abbastanza difficile, rigore provocato, alcuni posizionamenti un po' maldestri. Volevo capire un po' a che punto era la difesa senza Palomino. Beh, ma non è facile giocare con una squadra come l'Inter, che ha tante risorse offensive che ha messo in pratica in questo primo inizio di campionato. Anzi, io credo che sia andati un po' in difficoltà maggiormente su alcune palle aeree, sul gioco aereo, dove hanno creato magari i maggiori pericoli. Però credo che globalmente contro l'Inter abbiamo fatto a lungo un'ottima gara, anche sul piano difensivo. Poi dopo devo dire che il fatto che sia uscito un 2-2 con tante occasioni da una parte e dall'altra, diciamo che anche molto merito degli attaccanti. Fabio Gennari, Tutto Sport, prego. Sì mister, una curiosità, l'Atalanta non ha mai vinto in Champions League in casa a Bergamo. Aspettavi che tornavano i tifosi o è un qualcosa che ti ha fatto pensare anche in passato? Grazie. È vero, perché non abbiamo mai vinto a Bergamo, abbiamo giocato l'anno scorso 3 partite con Liverpool, Ajax e Midtjylland. A Milano avevamo vinto. L'anno scorso è andata così, la difficoltà delle gare, siamo stati bravi a vincere
a Liverpool, a vincere ad Amsterdam, a vincere fuori casa tutte e tre. Abbiamo messo le basi per superare il turno, soprattutto in trasferta. Quest'anno magari può essere un'occasione diversa, può essere il contrario, quello che ci auguriamo, perché poi i punti falli dove vuoi, ma contano uguale. Però è evidente che non mi dispiacerebbe, insomma, se noi fossimo capaci di fare in casa quest'anno quello che abbiamo fatto l'anno scorso in trasferta, probabilmente passiamo. Andrea Losapio, Corriere della Sera, prego. Buongiorno mister, buongiorno Remo. Al mister chiedo, quando è entrato Di Marco con l'Inter, con una squadra un po' più offensiva, perché rispetto a Bastoni giocava molto più offensivo Di Marco, avete sofferto un pochino. Ecco, col 4-4-2 dello Young Boys può essere più o meno la stessa cosa, oppure no? E invece a Remo chiedo, a che punto è Cook Mainers e come cambia magari giocare con lui o con De Rona? Grazie. No, Di Marco non è entrato a fare il 4-4-2, giocava da terzo di difesa. Noi è stato un merito indubbiamente di Marco, un demerito nostro in quella situazione, che poi dopo l'abbiamo rimediato ed è andato bene. Ma sai, nell'arco delle partite anche così equilibrate ci può essere un po' di supremazia da parte di una squadra, poi magari da parte di un'altra. Nell'arco dei 90 minuti ci sono più tipi di partite. Globalmente noi siamo stati a lungo molto bene nella partita, compreso il finale, che è vero c'è stato l'episodio del rigore loro che poteva chiudere la partita, ma ci sono state tante situazioni molto pericolose da parte nostra che potevano chiuderla a favore nostro. Lucas Werder, prego. Ja, Frage auf Deutsch an Remo. Die Serie A genießt ja in der Deutschschweiz vielleicht nicht den gleichen Stellenwert wie die Bundesliga oder die Premier League. Siehst du das ähnlich und ist es daher für dich ein besonderes Spiel, dass du dich auch mal mit deinem Club so einem größeren Publikum präsentieren kannst? In italiano. Loro sentono in tedesco. Die Serie A hatte in der Deutschschweiz nicht den gleichen Stellenwert wie vielleicht die Premier League oder die Bundesliga. Siehst du das ähnlich? Und ist es für dich etwas Spezielles, dass du dich auf dieser Bühne auch mal dem Schweizer Publikum mit deiner Mannschaft Atalanta präsentieren kannst? No, credo è normale, perché in Svizzera si guarda sempre la Bundesliga, perché si parla anche tedesco, per questo è più normale. Anche io quando ero giovane ho guardato solo la Bundesliga, ero innamorato con la Bundesliga, non conoscevo neanche bene la Serie A. Ma adesso magari se facciamo due belle partite ci cambiamo un po' la mente alle gente in Svizzera. E poi vediamo. Simone Fornoni, Ansa, prego. Allora, buongiorno mister, buongiorno Remo. Volevo fare una domanda soltanto a Gasperini. I punti fermi della formazione in questo momento sembrano i due esterni, almeno così come li abbiamo visti, i titolari a San Siro contro l'Inter. E in attacco Duvan Zapata mi sembra costretto un po' al super lavoro. Adesso torna Muriel, ma non credo che domani sera sarà della partita. Non crede che il super lavoro appunto stia usurando un po' Zapata, magari rendendolo un po' meno lucido sotto porta? No, mi sembra molto, molto attivo, molto in condizione, molto in forma. È chiaro che gli attaccanti in tutte le squadre, non solo nella nostra, sono quelli che magari vengono a un certo punto della gara sostituiti di più, ma non per demerito, ma proprio per magari poter inserire giocatori freschi nei finali di gara, particolarmente capaci, forti. Non sempre tutti i titolari non sono sempre quelli che partono dall'inizio. Con le cinque sostituzioni questo ha cambiato sicuramente il modo di utilizzare gli attaccanti e sta dando risultati molto spesso a tante squadre, dove magari chi subentra riesce a essere molto spesso decisivo. Credo che questa sia la lettura migliore e non quella necessaria di chi parte dall'inizio e titolare. Oggi con le cinque sostituzioni sicuramente i titolari sono sempre molto molto di più. La conferenza è finita, grazie a tutti.
se lo aspetti 5 minuti.